te, Andrea, volevo fare un bel approfondimento oggi però sui BTP, perché allora intanto quest'anno il 2022 si è aperto un po' con questo tema, questo dilemma, no? Tra scelta azionario, obbligazionario, su cosa puntare, su cosa investire, perché chiaramente abbiamo visto come l'anno si è iniziato all'insegna della volatilità, quindi chiaramente l'ottica degli investitori cambia, no? A seconda delle prospettive di mercato. E poi si è aggiunto anche questo tema della riconferma di Mattarella al Quirinale e soprattutto della permanenza di Draghi a Palazzo Chigi, che sappiamo essere rassicurante proprio per il mercato. Abbiamo visto lo spread subito calare, ora si è un po' ridimensionato. Cosa succederà ai rendimenti secondo te? A questo punto poi domanda più spiccia per chi ci segue, per chi vuole investire: conviene puntare sui BTP? Cioè, cosa conviene fare in questo momento? Allora, io da ormai mesi che dico che a mio avviso è meglio aspettare, avere molta pazienza su tutto quello che è il settore obbligazionario, e l'anno scorso è stata un'indicazione corretta, perché abbiamo visto che il Global Aggregate di Bloomberg, quindi l'indice che raggruppa la maggior parte dei bond, durante l'anno scorso è sceso di circa il 5%. Poi, se andiamo a vedere invece i singoli obbligazioni, quindi obbligazioni più a breve termine eccetera, si vede che c'è stato di fatto un calo dei prezzi e un rialzo dei rendimenti. Questa cosa, questo fenomeno, si è vista in maniera vistosa soprattutto tra metà dicembre 2021 e il mese di gennaio. Si è visto di fatto sulla parte, soprattutto sulla parte breve della curva, e in particolare sulla curva americana, un rialzo dei rendimenti che è davvero impressionante, perché abbiamo visto soprattutto la curva tra 6 mesi e 2 anni, quindi tassi a zero sono tenuti e manipolati dalle banche centrali, quindi sono tenuti fermi in maniera artificiale. Di fatto, quando il mercato ha iniziato a annusare odore di rialzi dei tassi nell'anno, c'è stato un riadeguamento immediato con appunto la scadenza 2 anni americana, che è un po', il mercato americano è un po' il benchmark per tutto e il punto di riferimento degli investitori, che tra settembre 2021 sono passati dallo 0,20 di rendimento oggi a 1,20 di rendimento, quindi vuol dire che il rendimento è sestuplicato nell'arco di pochissimi mesi. Questo ha influenzato tutto il mercato e sta influenzando ancora tutto il mercato, e rende l'investimento in obbligazioni molto, molto delicato. E la tradizionale correlazione inversa tra azionario e obbligazionario, quindi l'investitore che dice compro dei bond per stare tranquillo, quest'anno non si è verificata, proprio perché la volatilità c'è stata sull'azionario all'inizio dell'anno, ma c'è stata anche sull'obbligazionario. Quindi, da un punto di vista pratico, la cosa che a mio avviso può convenire è quella di cercare di avere ancora un po' di pazienza e cercare di posizionarsi man mano che ci sono questi scoppi di volatilità, ma più in ottica di breve termine, quindi andando ad acquistare. E ovviamente, ecco, l'operazione corretta che sarebbe stato giusto fare era quella di addirittura mettersi al ribasso. Mettersi al ribasso chiaramente sono sempre operazioni che hanno una valenza speculativa, invece per chi vuole fare degli investimenti in un'ottica di medio-lungo termine, a mio avviso è meglio stare più lontani dalla curva europea, quindi dai bond europei, piuttosto può avere senso spostarsi su bond dei paesi emergenti, che comunque hanno sofferto molto l'anno scorso e hanno ancora da recuperare parecchio, e vanno comunque a proteggere dall'inflazione che abbiamo qui. Viceversa, appunto, sul tema obbligazionario BTP, e in realtà è condizionato da tutta la curva europea, che sostanzialmente è ancora in territorio negativo, quindi certo i BTP meno peggio di altri strumenti, e ben venga la conferma di Draghi e Mattarella che crea stabilità, però ecco, da un punto di vista strategico rimane un investimento che a mio avviso ha ancora poco senso. L'anno scorso abbiamo assistito all'effetto Draghi, vedremo se effettivamente questo effetto si ripeterà, o se invece con l'anno che è appena iniziato un po' più volatile, sicuramente è un eufemismo dire un po' più volatile rispetto a quello dell'anno scorso, invece l'effetto Draghi sarà più ridimensionato, sarà da vedere.